Ok. No, copyright! È vero, Eccolo, eccolo lì. Oh. Eccolo lì. 3PG, raga. 3PG. Quanti sì? 1, 2, 3. 3, 3, 3. Più una tag. Ma? Extreme. Sparking, ok. La tag è Sparking, raga. Fan e Jill, forse. No, Mark, era... Io. Era Sparking, mi sa un altro a sinistra. Si è bloccato. Sì, è ripartito. Ah. Ok. Sparking, Van, Trunks e Giru. Bello. Bello. Triplo PG. Belli questi. Praticamente è il GT Trio però con Jill piuttosto che Goku. Sì, e sì, poi Assist. Raga, scusate, sto passando un pochino, ma se che copyright totale. Ma c'è belle queste animazioni, raga. Bellissima. Bello, raga. Fighe queste animazioni. Belli. Che feels. E ora eccolo qua. Vabbè, eccolo. Mamma, quanto è bello, raga. Ma è solo Goku Kid? Ma c'è un contratto di Taioken. Ma c'ha qualcosa di strano questo? Non è possibile solo Goku Kid. Come c'è sembra mai nulla? Che cos'è? Com'è possibile? Legends Limited Goku. Punto. Ok. Dov'è la Genki? Oh, c'è la revive, mi sa. O no? No. No, c'ha la Legendary Finish che fa parte la... così. L'animazione base, mi sa. Dai. Ma sono LF, che cazzo. Dai, dov'è la mia standby? No, 96 milioni di anni. Bella, che però. Bello, figo. Carino. Bello. Bellissimo. Bella, okay, ok, il drago ci sta. Per ability ci peschiamo l'ultimate, recuperiamo gli HP del 25%, il ki di 50, cancelliamo attribute downgrade e abnormal condition. I seguenti effetti si attivano in base al numero di avversari sconfitti quando... Anzi no, gli avversari sconfitti se questo personaggio ha il gauge pieno. Ok, quindi deve avere il gauge pieno per attivare tutta sta roba, indipendentemente poi dagli avversari. Con 0 bucheremo del 100% il damage cut avversario per 30 timer count. Con un avversario sconfitto infliggeremo a tutti gli avversari uno switch per 3 timer count. E in situazione di ultimo avversario in vita gli togliamo il vanish completamente. Il tutto utilizzabile dopo 25 count. Z-ability, buffiamo una via media al 30% per GT, Son Fem e Saiyan per Base Strike e Blast Defense e un 15% per Tag GT per Base Blast Attack durante la battaglia. Blast Attack, ok. Strike, no blast armor, blast tutto regolare, special move sono massive impact damage, più 40% di danno per 3 timer count dall'attivazione, applichiamo i seguenti effetti all'avversario se lo colpiamo e se il gauge è pieno, riduciamo il ki di 100, scomodo, e gli cancelliamo attribute upgrade e buff effect. Questo è buono. Carta verde, recuperiamo il ki di 50 all'attivazione, i seguenti effetti si attivano se colpiamo? Colpiamo? Ah, il Taioken, il Taioken, è vero. È vero. Un attimo ho avuto... sì, è il Taioken, in effetti. Se colpiamo, ci peschiamo una special move, bomba sta roba, bello, raga. Bello. All'infinito proprio. Cioè, recupera il ki, si pesca la special move senza limiti, ok. Infliggiamo l'avversario col flash. Dopodiché bucheremo del 50% damage cut avversario per 10 timer count e gli riduciamo una sfera del drago una volta soltanto. Mi sa che non si può più zompare in fondo, perché se ti arriva sta roba addosso ti devasta. È abbastanza grave. G4 immune da sta roba. G4 immune. Ultimate, sono Supreme Impact Damage, applichiamo i seguenti effetti all'attivazione, più 50% di danno da Ultimate per 3 count, Anti-Endurance per 3 count, annulliamo il nostro elemento a sfavore per 3 count all'attivazione se abbiamo il gauge pieno e abbiamo il Blast Armor. Okay. Unique Ability numero 1, applichiamo i seguenti effetti. A inizio battaglia, più 100% al danno inflitto, damage reduction del 70, card draw speed aumentato di un livello, tutto quanto non cancellabile. I seguenti effetti si attivano quando questo personaggio entra in battaglia, più 40% al danno inflitto non cancellabile per due volte. Dopodiché annulliamo l'elemento a sfavore per i danni sostenuti per 5 timer count, aumentiamo le sfere del drago di 1 per una volta.
così a gratis con un ingresso in campo. Recupereremo gli HP per 15 timer count, più 20% al danno inflitto dagli alleati tag GT per 20 timer count. Infliggiamo a tutti gli avversari un più 5 di costo per strike, blast e special move per 5 timer count. Ok. I seguenti effetti si attivano quando siamo colpiti da una carta avversaria mentre abbiamo Goku sul campo di battaglia. Infliggiamo all'avversario un meno 10% di strike e blaster power per 15 timer count per una volta, ma si resetterà. Dopodiché recuperiamo gli HP del 3% per 10 volte e carichiamo il nostro unique gauge del 15%. Ah, però ok. Vabbè, allora non se lo carica in troppo tempo, raga, nel senso 15% a carta, se lo carica un po' anche tirandole, mi sembra una roba abbastanza rapida. I seguenti effetti si attivano quando l'avversario termina il suo attacco. Aumentiamo il card draw di un livello per 20 timer count, recuperiamo il 30% del danno ricevuto, riduciamo il chi avversario di 20 e riduciamo le sfere avversarie di 1 per una volta. Parecchia manipolazione delle sfere. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando gli HP raggiungono lo 0 Endurance con il 40% di recupero HP e annulleremo l'elemento a sfavore per i danni sostenuti per sempre, non cancellabile per tutto il corso del match. Okay, un selfie allucinante. Tanto sì, beh, recupera un botto tra l'Endurance, tra il fatto di recuperare HP così da una parte e dall'altra. E l'eventuale continuo switchare lui e Gogeta quarto farà il panico, cioè è un continuo 10%, 10%, 10%. Sì. Figo, Unique numero 2. Allora, abbiamo cover sulle strike, combabile con le special move, applichiamo i seguenti effetti ogni volta che questo personaggio utilizza una strike o una blast. Recuperiamo il ki di 10... anti-cover per 5 timer count che si attiverà per una volta, ma il tutto si resetterà con lo switch del personaggio. Inoltre applichiamo i seguenti effetti a noi stessi se c'è un alleato sconfitto e si attiva una volta. Ci carichiamo automaticamente lo unique gauge del 100%. Ok. Più 30% al danno da ultimate inflitto. Non cancellabile. Questi buffa ancora di più quell'ultimate. Ragazzi, che cazzo. Minchia. Possente, e raga. Con un alleato sconfitto, allora tu ti porti veramente. Porca eventualmente. Ti porti una pippa, ti porti con sì, giallo. Fai il pan Trunks che ti buffa pure una volta che muore. Quando muoiono ti buffano, basta. Cioè, ti resta lui con l'Endurance, con di tutto e di più. Né? Figo. Vale per tre personaggi, cioè, che cazzo. Dopodiché carichiamo di molto poco a quanto pare il nostro unique gauge con strike e blast. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi una volta che lo unique gauge è pieno e si attiverà una volta. 30% d'HP recuperati e 30 di ki, più 30% al danno inflitto non cancellabile. Aumentiamo le sfere di 1 e buffiamo special move, ultimate e main ability. Main ability? Perché? Perché la main ability fa quella roba là che se c'hai il gauge pieno, in base agli avversari in vita, ti dà effetti vari. Sì. Ok. Dopodiché, quindi un refuso delle cose che sono scritte sopra. Praticamente sì. Okay. I seguenti effetti si attivano quando un avversario attiva Ultimate, Awaken o Rising Rush mentre abbiamo Goku sul campo di battaglia. Cancelliamo gli attribute downgrade e l'abnormal condition per due volte. Cancelliamo i buff effect dell'avversario. Tanta roba, raga. Mi è entrato un bale sul vincito, godo. Cioè, no. Tanta roba, raga. Allora, raga, un bacione a tutti quanti. Grazie per essere stati qua presenti a supportare la live. Io sono bello hypato, raga. Nonostante, onesto, le animazioni inizialmente non mi hanno detto un granché, ma aspettavo di vedere qualcosa in più su schermo. Ma poi, raga, ho letto il kit. Siamo a posto così, Goku Legends Limited. Raga, un bacione a tutti. Vi carico sta mini analisi del kit su YouTube e poi ci becchiamo domani con i vari pullate, showcase, si spera. Sicuramente otterrò uno dei nuovi personaggi, 20.000 crono, c'è pure la Sparking Side. Almeno uno showcase, raga, dai, ve lo porto. A prescindere. Un bacione, raga, bella.